Bene, oggi vi faremo vedere questo prodottino, se lo mette a fuoco, sì, più o meno, che è l'Axial RDA di MassMod e Unicorn Ink. Eccoci qui con questo nuovo atomizzatore, nuovo, è da un po' che è in commercio, però per noi è nuovo, è un prodotto di MassMod e Unicorn Ink. Si chiama Axial, è un atomizzatore, a mio parere, da flavor. Adesso vi faccio vedere tutte le parti che lo compongono. C'è l'atomizzatore, abbiamo il sacchettino con le spare parts, dove tiro fuori subito l'anello estetico molto ben rifinito, è fatto molto bene, è un bel prodotto. Adesso sotto è un po' rigato perché, avendolo testato e usato, avvitandolo su due o tre box, qualche riga si è fatta, però esternamente è molto molto carino, è fatto bene. All'interno delle spare parts abbiamo un drip tip 810 in acciaio che non uso, un riduttore da 810 a 510 e una chiavetta a brugola per poter andare a togliere il pin BF, però io lo lascerò in BF, pin e due viti sostitutive. E qui abbiamo l'atomizzatore in questione in acciaio. Ovviamente ci sono tre colori: acciaio, nero e oro, diametro 22 mm, un bel prodotto fatto veramente bene, molto molto lucido. Drip tip proprietario 810, molto arioso. Nella parte superiore abbiamo la scritta Unicorn Ink Vapes. Una particolarità di questo prodotto è l'aria, che ha sia i tre fori parzializzabili a 1, 2 o 3, sia da un lato che dall'altro, ma facendo ruotare la parte superiore del cap si va ad aprire completamente l'aria sia da un lato che dall'altro, e poi lo potete anche parzializzare. Adesso lo andiamo a mettere sul tab e vi faccio vedere il deck, la campana all'interno. Molto molto ben rifinita anche questa. Non so se si nota, ma questo dentino foro qui, dove ci va il dentino, serve per fissare il cap sul deck, in modo tale che una volta che è inserito lo fissate, non si muove più, non si gira più. E questo è il deck, polo positivo e polo negativo, due viti, due O-ring. Anche qui non ci sono sbavature o comunque segni di lavorazione nella vasca, come magari a volte può capitare di vedere. Questo è il dentino che vi dicevo prima, sia da un lato che dall'altro, dove si va poi a fissare il cap. Parte inferiore, pin BF, il logo di Unicorn Vapes e anche le ali dell'unicorno, e in piccolo c'è scritto Designed by MassMods. Lo rigenererò con una coil di Coil Monkey Factory, che è una Alien 27/38 tricore, diametro 3. Per rigenerarlo, io lo rigenererò in single coil. Ho visto che ci sono soprattutto youtuber americani che osano anche buildarlo in dual coil, soprattutto con coil complesse. Io ci ho provato, però secondo me scalda un po' troppo. Quindi è un atomizzatore da 22 mm adatto a un single coil e non a un 22. Poi comunque chi vuole usare faccia pure. Visto che
che abbiamo la vasca molto capiente, io abbondo col cotone, quindi non spaventatevi di questi due baffi molto lunghi, ma la vasca è capiente e ci staranno comodi. Cotonato, rigenerato, adesso andiamo a inserire il cap, ci vediamo col mio bel testone di cazzo. Dicevamo, questo prodottino qui è molto valido, mi piace molto, diciamo che lo stavo seguendo parecchio su Instagram, ho visto molte foto di questo prodotto abbinate anche a una box che però è costosa e non ho preso perché la scimmia mi ha bloccato. E mi piace molto perché per i cremosi, come ben sapete noi siamo patiti di cremosi, rende veramente veramente bene, e con questa fantastica regolazione dell'aria che potete gestirvela a vostro piacimento è veramente veramente eccezionale. Adesso oltre ad esserci la fantastica coil di Coil Monkey Factory, che ringraziamo per averci gentilmente dato le coil a Verona, ciao, grazie, provatele perché sono spaventose, rendono aromaticamente in maniera favolosa e ne vedrete delle altre presto in recensione. Come liquido ho messo dentro il Captain Nuts di Shake and Vape, che vedrete al più presto la recensione, sì. E in questo momento io vi dico che è lui, cioè è lui, è praticamente il liquido che abbiamo provato a Verona. Si sentono tutte le varie note, sia la cremosità che la parte dolce del liquido, ed è un bel atomizzatore. Vapore ne fa? L'ho acquistato su un sito italiano che non mi ricordo sinceramente qual è, e mi pare che grazie a un amico su Telegram in un gruppo ho preso anche un codice sconto, quindi l'ho pagato intorno alla 50 euro circa. Allora, a me piace molto, esteticamente mi piace di brutto, è comodo da rigenerare, diciamo. Rigenerare sì, il single coil è molto comodo. Bene. In dual coil, come ho già detto prima, fanno gli americani, ci stanno due coil con punta da 3 senza problemi, però per l'atomizzatore che è in acciaio si scalda troppo, perché si scalda subito con una dual coil, sì, in single coil molto molto meno. Devo dire che io adesso sono stato il terzo a beccare l'atomizzatore, quindi vi sono state fatte 7-8 svapate di fila. Il tip, essendo piccolino, voi toccate con le labbra. L'ho cambiato, è uguale alla stessa altezza di quello originale, però io l'ho cambiato. Comunque il cap era caldo, sì. Quindi immaginatevi con un dual coil. Sconca bene. Cotone ce ne sta a non finire. A me piace, mi apre tutta l'aria, Visello. Vai a bombazza. Che prima mi sembrava molto, un po' troppo chiuso. È molto arioso, eh? È molto, sì, arioso. Quasi a... Molto arioso, anche più di un goon. 1.5. Sì, molto arioso. A me sembra come 1.5. E poi? Okay. Sì, troppo arioso. Chiuso da flavor ci sta bene, secondo me. I tre forelli. Poi i tre forelli. I tre forelli. Tre forelli è un bel tiro chiuso da flavor. Alla grande, mi piace. Ancora un filino troppo chiuso per i miei gusti, però mi piace. Così io lo preferisco. Va bene, lo consigli, Visello? Io lo consiglio veramente perché è un bel prodottino. E come ho detto prima, ci sono altre tre colorazioni, nero e d'oro. Proprio d'oro, mi costa anche 300 euro. No, è uguale, cambia solo okay, il colore. Mi piace. La lucidatura è veramente fotonica. Sì, fatta bene. Sì, è proprio cromato. Che è cromato. Bello. Signore, se l'avete provato, provatelo. Se dovete provarlo, provato, stessa cosa, vabbè, uguale. Seguiteci su Instagram, mi raccomando, perché sennò siete dei bastardi. Firmate la petizione perché sennò siete dei bastardi. Grandissimi bastardi. Iscrivetevi al canale questo perché sennò siete dei bastardi. Se vi va, andate su Flavorito e dite la vostra su di noi, perché se non lo fate siete dei bastardi. Quindi, ci vediamo al prossimo video che non si sa qual è, con l'ultima svapata del Visello. Va bene, ciao. Va bene, ciao.